et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, ma io ho dimenticato come era quella frase, con Gesù, ecco, vediamo, con Gesù la gioia è di casa, tutti insieme, con Gesù la gioia è di casa. Saluto tutti voi, famiglie, gruppi parrocchiali e associazioni che siete venuti da Roma, dall'Italia, da tante parti del mondo. In particolare saluto i pellegrini di Civitella Casanova, Catania, Gela, Altamura e i giovani di Frosinone. Nel salutare i fedeli polacchi mi unisco spiritualmente ai loro connazionali, a tutta la Polonia, che oggi accendono la candela di Natale e riaffermano l'impegno di solidarietà, specialmente in quest'anno della Caritas che si celebra in Polonia. E ora saluto con affetto i bambini venuti per la benedizione dei bambinelli, organizzata dal Centro Oratori Romani. Ma complimenti, Voi siete stati bravi, siete stati gioiosi qui in piazza. Complimenti! E adesso portate il presepio benedetto. Cari bambini, vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro buon Natale. Quando pregherete a casa, davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me, di pregare per me, come io mi ricordo di voi. La preghiera è il respiro dell'anima. È importante trovare dei momenti nella giornata per aprire il cuore a Dio, anche con le semplici e brevi preghiere del popolo cristiano. Per questo, oggi ho pensato di fare un regalo a tutti voi che siete qui in piazza. Una sorpresa, un regalo. Vi darò un piccolo libretto tascabile che raccoglie alcune preghiere per i vari momenti della giornata e per le diverse situazioni della vita. E questo. Alcuni volontari lo distribuiranno. Prendete uno ciascuno e portatelo sempre con voi, come aiuto a vivere tutta la giornata con Dio. E perché non dimentichiamo quel messaggio tanto bello che voi avete fatto qui col cartello, come era? Con la gioia Gesù è di casa. Un'altra volta. Con la gioia Gesù è di casa. Bravi, a tutti voi un cordiale augurio di buona domenica. Grazie.
e di buon grado. Non dimenticate, per favore, di pregare per me. Arrivederci. E tanta gioia.